tua buffata e sbuffata! E non posso allucare sta uccellita! Sì, la cittadina voglio sentire, capita? Fa un ringestondo proprio! Chiste o paese, Rosola! Chiste o paese, Romare! E che se può fa? È uscito Pino San Daniele! Pino San Daniele! Ho piato con un prosciutto, ma pigliate! Un prosciutto di Siteta! Chiste o paese, ha tutte parole! Sotto cesso amare! Disgraziato, morti fame, sfasolato! E so sempre parole d'amore! Zanza! Ah, buongiorno e salute! Bella, ma... Ma qua comizia e comizia! Questo è un cartello scherzoso per i ladri! Io la pizzo un po' tra piccola mia! Ah, è capito scritto, non lo sento! LG, tu io! Gentili ladri, non porto denari, né oggetti di valore, non perdete tempo, cercate altrove! Questo è buono, eh! La spietta di Giarreta! Vi fate prendere solo una cacchia di paura e non ne ricavate niente, grazie! Capirete? Sono tre foto che mai chiappano, non trovano niente e mi abbuffano i mazzati. Quando se uno poi non buttasse niente per cattiva volontà, che di niente tengo e che lo poco che tengo me lo spengo pure. Tu ma niente di che, tu dire sta camisa ancora, sta cravatta, che non mi dirò per un signore. Ma quando mai hai visto sta camisa qua? Sta camisa qua con 15.000 lire, se capisci, da aprile stesse circa. Ma capirete che se roba rubata, sta cravatta 5.000 lire, questa è roba rubata, aspetta, io te faccio vedere una cosa, aspetta, un uomo devi vedere una cosa, vedete sta scinta di coccodrillo, Ma, non vorrei che però alimentati, Mariola. Ma che sono io che mi rubano, che lo so all'ata. No, qui si sono dato i lavori, Mariola. Sì, però non è neanche dichiarato, sa? Solo c'è già mettere le contro i pura, gamma ne ha, gamma zitto, perché se no li faccio tanto è per tuo passaggio. Ah, sentite, qui si tra casa, tra sire e scelta in giro. Ho capito, è stata appiccicante, e continuate a litigare ancora in grazia di Dio, con permesso. Oggi è a casa l'autista vuota. Ma insomma, ieri se ne è fuiuto rovente a sta casa, Buongiorno, Luci, buongiorno! Sta arrivando la boss! E mo te faccio sendere! Siete, ma che bel trovando, Che la tua cerca scusa! Tu pensi che la tua cerca da solo! No, padre! Qua sono io che ti cerco la soluzione! Gennà! Eccere qua! È uscita una messa! Mi ci sono da rispondere? Luna rossa, che mi sarai sincera? Tu che mi sorridi, verde luna. Ma ti devo d'accordo. O è verde o è rosso sta luna? Mi va per la città, casi dilda. Ma si ti ha appiccicato una volta? È la gelosia. Ma quale gelosia è gelosia? Io ormai sono tuo marito. Marito? Ma quale marito, Sposati solo al municipio. Ma fin quando non ci sta la santa benedizione, tu a mia nipote non la vuoi neanche ammettere. E questa fu l'ultima volontà della madre. E io la rispetterò quando sarò mamma facendo giurare. Sì, però a prima, pure ce la facevano una camminata assieme. No, ma prima, quando non eravate sposati, ma mo è nata cosa. E quando uno piglia un marito, e un marito sai che da fa? Che da fa? Il marito d'essere uomo. Gesù. E non soltanto masculo. O ciuccio è masculo. Un marito sa da far rispettare. Hai capito? Un marito. Ferme! Ma stai chiamando un marito vostro. Non dare retta a chi li fa rispettare. Se non la fa rispettare il marito, hai capito? Sta a sentire a me, un marito è quello che porta i soldi dentro a casa. Un marito è quello che da protegge la moglie. Un marito. Un marito è quello che rompe scatole dalla mattina alla sera. E quando mi rompi il posto? E vengo, mi è strana!
Palloncini, palloncini, abbuffata e sbuffata! Marate, vedi un braccio! Che? Guardate sta scemo! Ma che paura di è? Quando ti sto un peccato, tu non ti è mai metterà paura, mai! Zari! Mentre su di una tavola su cui ti ho paura! Trovi un animale, sì, eh! Io stiamo andando ruggiato tutto e due! È finita la messa, siamo saliti in cielo! Bollella, così facciamo la zoccola sotto la zuppola e l'acqua! Calma, calma, ma la affrontia! Non ci vuoi, ha già affrontato la Napolagna, ora via! Ma poi volessimo scendere la coppa sti piedi stallo, no? Ma che paura! Piano piano! Scende prima tu! Madonna! È coraggioso! Mamma mia! Sì, io sono coraggiosa! Perché a me manca una calipresa, ma fa paura! Ossaccio, Zeri, ma che la zoccola è un animale troppo indomestico. Pauroso! Mi dai un pupazzi alle peluche! Madonna, che le salava, non era la comare quando me ne è ieri! Ma mi vedo un bicchiere d'acqua! Ma là, io me ne già io da questa miseria, me ne già io! Non ci metterò a fumo stiere, ma ci metterò a fumo! Non ci metterò a fumo stiere, ma ci metterò a fumo! Asienda, asienda la tua moglie municipale. Palloncini, palloncini. Zeri, oggi pazienza, ci stai buffando abbastanza meglio questo palloncino. È inutile, io già vedere che le caccia fa. Io? In dama la vita la già manà. E poi si mette a buffare e sbuffare. Perché è la paura? Ehi, il sang, ma che le so cose che si dice, ne? Tu ma, uno si può mettere a fare lì, un altro si può mettere in dama la lì. Vi faccio fare una buona morta a tutte e due. Faccio tardi, è per il tuo passaggio, Guarda la tuo bello orologio che ti è. Signore, che se così poca. Che questa qua, questa è roba rubata, Latri, latri, ci stanno troppi latri, famiglia Zavi. Ragione. Quella è la latrineria, cresce ogni giorno in da stupendo. Si capisce. Giorno, muovete, che c'è stato un bello signore che ti sta aspettando. Chi è? Chi può? C'è sta nessuno, la paura. E tu mi dici c'è sta un bello signore. Ma forse sì, un bello signore. Ah, avevo tutto un masino. Ecco, ma non vedo quando fa schifo. La parladista da questi denti. Chiama forza, indossate i denti. E l'hai indossata, l'hai. Io fino a San Lucino non posso venire. Do un passaggio fino a San Ferdinando. Ah, vabbè, fino a Dovoli devo uscire. Mi raccomando a te. Naturale. Naturale, mogliere amici. Ah, e vino ogni tanto piglia pure con caduto. Ecco, si capisce. Ah, e passa sempre quando è rosso. Sempre quando è rosso, così è sicuro che mi ha finito sotto la mano. Ma chiedo scusa, se tu passa appena si appiccia un verde, la gente ha pure, dice, ah, ma allora questo ci vedo vero. Ah, ma questo ci vedo vero. Va, vedo l'uscio, che adesso fermo. Ecco, bravo, niente più. Ah, vai, non doppia il femmine per mia zia via. Gesù, indoppia il femmine. Sì, signore, tu non bevi, non fumi. Ma vizio di femmina è sempre tenuto. Oh, ma di che stai scumigliando il fenuccio? E facimmo la scumigliare sto fenuccio! Facimmo la scumigliare, ma poi di voi! Ma poi dico io, moglie, amici, i denguicci solo per te, ma per il resto sono ciecato. E poi tu mi piaci proprio assai, soprattutto quando cammini con cazzettona vasciata. E tu vedi, mogliere amici. Sei scusata, molla. Come gli ami si zucchino, per piacere. Ma poi dico io, no? Gesù, io sono ciecato. E allora se mi passa una femmina per denanza, io agendo un po' a forza. Sennò chi le pensano che io ci vedo? O no? Però i vecchi scansa sempre. E chi le vanno veloce?
vecchiarelle, vanno veloci. Allora, Carmè! Che è successo, cazzo? Ha detto così papà, si li potesse prestare pochi stambelle do marito mosso. Oh, e se lo mettere a fare un zuppo? Oh, hai capito? Sei scassata a carruzzello paralitico, non lo può fare. Qui mi dici. Vieni qua. Io tenevo pure la stambella. Io non la usavo marito, ma te ricordo il giorno quando stiamo buoni che cosci. Quando stiamo buoni che cosci. Oggi tu lo dovevo vedere arrugnato, ma veniva in ranga un zuppo, non ho potuto fare più. Sono mi... Chi lo può fare un zuppo? Ci vuole il cosci buono. Si capisce. E allora facete una cosa, cercate anche la ciccina mutilata, chi la ha in certa penna. Chi lo manda a me? Gesù, come te la fa? Te chi l'ho mutilato veramente? La cadenza! Ma poi dico io, no? Dico io, mi zia tutto quanto, lui può essere mai più intelligente, è stato proprio ciccillo scemo. Che le sei messo a fare un muto? Non te ne bisogno di nessun attrezzo, basta che fa oppo, e il suo è risolto. Chi ci ha detto mutilata, Stampelli? Come si chiama? Sabunare? Permesso, passa così. Mi hai passato voce, ci stanno sbirre mascoli e due sbirre femmine rammuffate che vanno casa per casa per accertamenti. Ma stai dicendo? Ma sei sicuro? Sicuro, non è per me. Allora che faccio la giornalista? Perché mi chiamano Pascalina Vedetti? Io ho visto e faccio sospetto, tengo un'ansia per allora fai una cosa, curra dove c'è il tuo sborgiur. Chi lo sapeva sta a Monaco che fa facendo la questa? Ma sì, no roba! Che poi ti faccio, curra! Va a te allora, prima ci avessi a venire in sbirro. Ah, sì, ma ci dà messo indossato un bastone, prima che venire in sbirro. Beh, tengo tutti indossati, il lento, il bastone, sono così stimato. Ce l'ha mai? Io non ce l'ho. Io non ce l'ho, molto mi abbraccio. Aspetta, come mio cartellone. Questo è un altro giorno di accompagnamento. Mi raccomando, Gianluca, buongiorno, dice una cosa, tu mi passi prima, Piano, Senti, si è approvata la fontana in Zavaspela. Dopo ci vedi. Io aspetto visita. Ah, oh, chi vede? Chi vede? Me lo sbirro, con certi sbirretti. Mo faccio la sbirra. Vedo un po'. Con gli sbirro, vedi? Oh, mamma mia. Ah, ma io mi me ne vado alla tinta e non riesco più. E oggi non voglio mangiare. Ah, e io mi riesco con la risparando, sa. Quando fa storia con un marito, ma tu vanno chi l'ha uccido? E te ne arredo, Chi è? Gli sbirro. Arrivano. Arrivano i nostri a cavallo d'un Buongiorno maresciallo, preghe, rasito, accomodatevi, non state sulla sogliola. Al soglio signor, chiariamo subito le cose, io non sono maresciallo, è vero che non sono maresciallo? Non è maresciallo, e mettiti gli occhiali. Da stamattina dovunque entriamo ci scambiano per poliziotti, ma che teniamo, la faccia da sbirri noi? E mettiti gli occhiali, te l'ho detto. Tu chi lente, fai la faccia e chiudi un'aria. Ah, così, ma pare proprio uno spaventapassere. Ma non vi volete assettare? No, veramente. Ma certo che ci sediamo. Elisa, Orazio, accomodatevi. Ecco, prega. Accomodiamoci. Signora, noi siamo assistenti sociali. Guardate, brigadiere. No, non ci siamo capiti. Noi siamo assistenti. Non ci capisco, non potete essere assistenti. E lascia parlare me. Signora, considerateci vostri amici che siamo venuti a farvi una visita. Ah. Vostri amici? Amici? Allora vi offro una cosa. No, per carità. No, assolutamente. Un caffè, un rosolio, un bicchierino. Sì,
Un bicchierino lo accettiamo volentieri. Elisa, Orazio, lo accettiamo? Lo accettiamo. E allora aspettate, aspettate che subito vengo, eh? Vengo subito. Ah, donna Raghè, sto fatto del bicchierino non ve lo so perdonare, oh. E da stamattina che prendiamo caffè e rosolio fatto in casa, il mio stomacino non ce la fa più, non ce la fa più! Ragazzi, ragazzi, non mi insegnate il mestiere, sono sacrifici professionali. Noi dobbiamo renderci simpatici, cordiali. Se non accettiamo quando ci offrono qualche cosa da bere, si credono che noi li schifiamo. E che è la verità, io li schifo proprio! Ah, e lo dici a me, in queste topaie, alle volte, si trovano cimici, pulci e anche scarafaggi! Io già mi sento un prurito addosso! E non ti grattare, che fa venire il prurito anche a me! Ma perché ci siamo seduti? Se no, si credono che abbiamo paura di sporcarci il culetto aristocratico. Siediti e mi trillenga! Ah, donna Raghè, sto fatto degli occhiali mi dispone. Poi voi mi volete dire che Iggy Land faccia la faccia scema? Scemo! A te ci butta la faccia, capito? Su, Gesù! La verità è che c'è gente che dopo anni e anni di emarginazione è diventata troppo diffidente. Ma sei mai domandata? Diffidenti? Sospettosi? Diffidenti? Sospettosi? Secondo me caiamo a fregna bottiglia in vado. Ma che dite? Noi sappiamo certi parole. Brigadier, chiariamoci bene. Qua siamo tutti geni onesti. Io mangio mentre la fa vita, mangio mentre la fa. Signora, ma che dice quella ragazza? Ah, signor, se quella ragazza avesse veramente questa intenzione, portatela subito da me, Ma perché? Voi non ti raggio andare a fare vita? Oddio santo, ma che avete capito? Ma che avete capito? No, noi la mettiamo sulla strada. Sulla buona strada, La salviamo! La salviamo! No, ma non vi preoccupate, perché quella è una schiatticchia che ti hanno colpa a stammatischi. Brigadier, ma noi siamo malagenti, stiamo qua. Secondo voi noi siamo malagenti, stiamo qua. Noi sicuramente stiamo a montare la bella villa, la piscina d'attorno, la loggia, stiamo qua. Calma, signora, vi ripeto che non sono un brigadiere camuffato. In modo credo. Stiamo svolgendo un'inchiesta sulle squallide condizioni di vita delle zone depresse. Stiamo dalla mattina alla sera fra ladri, drogati e prostitute. Siamo andati in un bel ambiente, la verità. Ma no, non siamo noi fruitori di queste cose. Ci siamo solo per indagare le condizioni socio-psicologiche. È chiaro? Chiaro. Ah, con una vita credere, in modo capisco mai chi marrucchina per appunto. Ora, signora, ci stiamo interessando al triste fenomeno dell'accattonaggio. E chi è che cerca la carità, signora? No, brigadier, chi è che cerca la carità non fa nell'accattonaggio, si accattona niente. Sentite, mamma, bevete qualcosa? No, noi siamo astemie, lo beve lui. No, noi siamo astemie, lo beve lui. Lo bevo io. Bevete, speciale. Una cosa troppo saporita. No, ma non vi preoccupate, i bicchieri sono puliti, i cannaoni sono disciugni, chi ne soffrono un po' come ritmo che soffrono in faccia a tutti. Che schifo! Avete messo il dito sulla piaga. Vostro marito è dedito all'accattonaggio. Nata voto dell'accattonaggio. Chi è marito non si accattono varie scarpe saranno 5 anni. Ma come devo dire? E come devo dire? Insomma, che fa vostro marito? Come già dicevo. Mio marito meschino, veramente. Come...
è caritatevole, cerca carità. Ah, ecco, corre voce, è vero Razio, che vostro marito che è caritatevole, è vero Elisa, finge di essere cieco, ma c'è vero buona. Ma c'è vero buona? Ma c'è vero buona? Ma guardami. Calma. Mamma mia. E voi venite a mettere noi in dito, ma il cucuzziano nella piatta! Gesù, Gesù, Gesù! Mi date che lo vuoi, annazzi, date che lo vuoi, annazzi! Mi saccio su l'idea che passa da mattina a sera! Mu vesti, mu spuglia, mu da mangiare, facciamo un bagno di ele! Gesù! Signora, molti accattoni... Molti caritatevoli! Sì, sì, molti caritatevoli fingono di essere meno magri per chiedere la carità! No, ma mi date udienza a chi, perché sono paziente, paziente e concorrenza. Sì, la piatta da pezzi ricambia. Oh, brigadier, marito, ma purtroppo è autentico, è originale, ma che faceva a vedere? Ma così passava all'angelo e diceva a me. Madonna, ma noi non abbiamo affermato niente, abbiamo solo detto che corrono certe voci. Corrono certe voci? Ma non... Mamma mia! Calma! Maronna mi fate tu voce, ma se che ne vuoi! Mamma mia, Gesù Cristo mio! Gesù Cristo mio, ma vedo un stesso solo che vede marito, ma dai qua! Mamma, signora, calmate! Eppure sì, signor Cappi, che sono miscredenti! Buia! Buia dice che tuo marito, ma non è cercato vero! Beh, io a voi vi faccio l'augurio! Ah, signora, prego! E già faccio schifo con sta vista! Guarda un po' la casa, eh? Sì, sì, per vedere le condizioni ambientali, eh? Possiamo girare un poco per l'appartamento? L'appartamento. Diciamo che questa era una casa inabitabile. La gente se ne fu iute e noi ci siamo trasuto d'inda. Signora? Signora? Dito. E lì c'è un altro vano? No, non ti rimane solo divano. Là c'è un'altra camera. Signora, quale divano? Ho detto un vano. No. Là c'è sta un'ulietta e una camera. C'è sta un'ulietta d'inda. Già ti faccio, là c'è un'altra camera. Non c'è capito. Possiamo vedere? Vedete. Ci abbiamo un po' di salimastro, un bacio in muro. Andate a vedere. Andate che io mi vengo appresso. Che è successo? Ma ci fanno ammasciato, una carne. Che è stato? Facite attenzione che sta venendo un marito vostro. Mamma mia. E come già l'uomo ma? Io non usare, ha già visto, non danuta sì. Cosa sarà successo? Io va già fatto ammasciato, mo venito buio. C'è solo che sta ci voleva, Gesù Cristo mio. Pupetta! Senti che facite che io non mangio. Due passanuai! Stava nel zito tu voluto così! E sta gente a dinda! Fa una cosa, va, intrattienilo quanto più è possibile! Sì! Abbiamo visto! Ma questo non è niente! Iada, andate a fare una di là, Iada, Pupetta, gentilmente! Accomandano pochi signori una di dinda là! Sì, sì, io vorrei fare due chiacchiere con questa signorina. Prego, signora. Mazzetella, è sposata solo al municipio. L'ha detto gentilmente, spiaggi l'odura di dire a questi signori. Guardate, quel mio marito, che a quell'epoca era fidanzato, insomma doveva avere un posto e se si sposava ce lo davano più facile. Facettano su 10 uai, poi il posto è svanito e un uai è rimasto. La Giudizio, spiaggi l'una di tinta per piacere. Sì, venite. Questa, vedete, se ne sta cadendo fracita. Qualche giorno chiste che andammo questa casa non ha più pareti. Questa sta? No, proprio questa casa. Anime, mamma mia! Anime, mamma mia! Aiuto, anime, mamma mia! Anime, chi te mia? No, e che? Sta di spirro una di dì! E caccia male, che sta di spirro, caccia male, mi è successo un fatto, che a me è successo un fatto! Che chiami? Ma che è successo? Ma che è successo? Guarda che a me! Guarda! Tenga l'occhio giallo! Giallo addirittura! Ma che è successo? Che è successo? Che a me! Carme! Io non sono né pazzo né sono ubriaco. Io ho già visto il cittadino.
Custuccio qua, qui. Custuccio qua. Non ci esisci da nome. Insomma, stiamo andando week. A belle buone, due persone. Uno che è stato fuori la pistola. Si è avvicinato, ha sparato. E meno male che l'arma si è inceppata, ha fatto fatica, ha fatto fatica. Gennaro, non è questo che inventano, sto fatto. Sto inventando. Secondo te sto inventando. Non finito con me tre. Sto inventando. Poi chi late si è avvicinato alla chillomane. Non ci posso credere che la caccia vista, ci posso passare. Acciso. Chi le ci ha infalato un po' al mio cortile di indapanza. E nessuno ha fatto niente, nessuno ha strillato. E chi te ne va a strallare? Chi? Non vuoi che sana ci stai venire in un cane? In un cane, un cane alluccato. Io mi sono stata zitta. Bravo, lucido. Sei stato furbo e intelligente. Ma quello furbo e intelligente, Carmè? Che le se ne è scesa la lingua in canna e non ha capito. Ma è passato, come mi calmo, ma tu hai capito che sto in pericolo di vita? Hai capito che sto in pericolo di vita? Chi l'ha meno mi ha dato udienza? Perché guarda se credi che io sono ciccato? Ma manchi cane avessi pure che io ci vega. Ma io dopo ne fui, a dopo ne scappo, hai capito che sono l'unico testimone? Ma tu hai fatto commosse, parlate? No, niente, Carmelo, nessuna cosa. Il quando ci ho visto un fatto sono rimasto come una statua di marmolo. Bravo, così arriva a fare, bravo. Così volevo fare. Ho un problema che mi ha frutto l'agitazione. Sono chiuso in funzione tutti i nervi automatici. E ci ho cominciato a tremare sana, ci ho zato un gol e me ne soffio. Chi le mi pareva a me ne è, mi pareva! Già te, mannaggia, che ne avevo proprio fatto? Lo so, scemo, cretino, deficiente, animale! Nonna! Vuoi far l'uomo, vuoi? Ma c'è di chi prima ti devo credere sciacato? Non sbaglio che fai, capo, stanno spiegando un ratito, non sbaglio! Uno sbaglio che fai, qua siamo perduti! Siamo rovinati! Una tupaia! Una vera tupaia! Che chi? Ah, vostro marito! Chi è? Chi mi può? Non ti nessuno, Gennaro mio, non ti metto a paura, quella sono una signora, signore e una signorina. Guardate quanta fame, quanta miseria su quella faccia, guardate com'è pallido, è così baciato, non si regge in piedi. Ma chi ha mangiato, signora mia, che la padrona ha mangiato, ma chi ha mangiato? E poi sta faccia, chi ha visto mai sta faccia? E chi lo sa? Io ci ho fiducia, perché io potessi essere negro e non lo saccio. Capito, visto? Ogni tanto si fissa con me, ci dice che può essere negro e non lo sa. Ma io dico per dire, sa, perché io potessi essere cinese e non lo saccio. Gennaro mio, però... Io non ti dicevo, la gente poi non ti diceva. Che ne saci, sono andata così, ma potessimo pure imbrugliata. Carme, io potessi essere brutto e non lo saci. Bello, Gennaro. Bello. Sei bellissimo. Ti tengo due volte, ci facevo fare una pedosa. A me mi tocca lo stomaco. Don Gennaro, ma voi siete un simpaticone. Siete bellissimo. Grazie signora mia, grazie assai. Ma poi a me che me ne importa. Carme Angel, tu qual è il mio motto? La vita mi fa schifo e la morte mi fa paura. Una frase lapidaria. No, prendiamo subito le generalità. I sono già creduto. Come vai a chiamare? Dopo un pozzo di cirici, sono scappato a pagare. Ma perché? Dite qual è il nome.
grazie all'uomo. Allora, voi volete sapere un nome mio? E allora scrivete. Oh, Gennaro Belvedere. Belvedere! Fu Lucio e fu Maria Quattrotta. Nato a Napoli. A Bella Vista. E quando è nato? Il 13 dicembre 1903. Buongiorno Santa Lucia! Basta, basta! Il poverino è chiaramente contrariato da tutte queste coincidenze assurde. No, no, Don Gennaro, non fate quella faccia, abbiamo finito. No, signora mia, non vi preoccupate, che quella faccia, che le ha fame. Le ha fame, signora mia. Fame, fame. Cademimme sempre fame. Anzi, io oggi non sento proprio fame. Se tu sangue. Signora, signora, non andrete a fare quello che avete detto poc'anzi? Oh, mamma mia, quanto è brutto, ma vi state a fare il cane? Abbuffate e sbuffate! Io ho già schiattato nulla. No, tutte e tu ci hai schiattato. Carmei, dicemi una cosa. Ma perché sti signori hanno voluto sapere tutto sti nudini? Ah, già, tu non sei niente, lo sai, che tu non sei niente. E che ci sapevi, mischina a me? Stavo a fare una risata. Dici. Chill, niente di meno ci hanno aiutato a dire che tu... Che tu non sei che tu vera. Ove. Che tu sei a posticcio. Ove. Povera! Ma decidimi una cosa! Chi si sembra all'ombra? Ma i signori ci vedono buono? Ma sì! Ma buono buono? Ma certamente! Ma Don Gennaro! E Don... Mi dico chi si come stai facendo, dice, no? Ma vedono poco! Orazio? Sì. Sai che ti dico? Niente da lei. Per quest'uomo ci vorrà un cane e un lupo. No, non quello cane! Un cane! Un cane! Un cane! Un cane! Un cane! Un cane! E che le giude è un cane? Io dico io, che non potremmo mangiare lui, dobbiamo mangiare un cane! Ah, senti mamma, è nato mio? Dice. Ma dico la papparella? Mettiamo il bavaglino? La papparella, un bavaglino! Ecco qua! Mette pure il bavaglino! Ma io ve l'ho detto, io lo tengo come nucleatura! Come nucleatura! E c'è scritto pure non mi baciate, non mi baciate. Ecco perché ci passa la signora quando ci leva i figli. Genna dice te va a pigliare un panne cotto, ma piglia un panne cotto, Signora, signora, lei ha tutta la nostra comprensione. Amica mia, se potesse fare una telenovella, 4700 puntate. Santa donna. Ragazzi, per me non ci sono dubbi. Questo è il caso più triste che abbiamo trovato finora. Merita che noi facciamo quella cosa. Quella cosa? E che è quella cosa? Aspettate e vedrete. Ora ci va.
vai, vai subito a telefonare. E voi non venite? La povera Rachele vuole approfittare un momentino e guardarsi a Toby. Tanto quello è cieco e non mi vede. Te grido tu. Io mi sento tutto prurito. Non ti mettendo una cimice addosso, mi viene una cosa. Va bene, faccio un salto a tempo. Sì, vai, vai. Elisa, vai più sensi. Gennaro, adesso avrete una bella sorpresa. Oh, sì. E che sorpresa mi volete qua? Ma è una cosa bella! Sì, abbiate fiducia, adesso vedrete, vedrete! Già fatica! Cioè, capirete! Che, ma che può fare? Sì! Ma che può fare? Sì, no, non chiudete, che cosa chiudete? Facete passare poco d'aria, che qua la temperatura sale. Signora, voi fate con comodo, sì. Non andate di fretta, tanto carbone mi sciuccio. No, chiudete porte, finestre, che aprite anche il balcone. Il balcone, madonna, anime mie. Madonna. In già faccio chiudere, ecco, tanto io non vedo, madonna mia. Sì, io non vedo niente, signora. Ah, sì, sì. Mamma mia. Noi, Don Gennaro, abbiamo un progetto che se riesce voi sarete molto, molto felice. Sì, sì. Molto felice, io sono sicuro che deve essere una cosa bella, Ma decidimi una cosa, ma una moglie mo sa. Ma sarà d'accordo certamente. Io non penso proprio. La buona donna. Mamma mia. La buona donna vuole solo la vostra felicità. Vero. Sì, sì. Ma se io decido voi pure io voglio felicità. Mamma mia, signor! Don Gennaro, non mi sentite male? No, signora, mi sto benissimo, benissimo. Sì. Noi, quando vediamo un caso meritevole, ci doniamo anima e corpo. Anima e corpo, vero Elisa? Sì, corpo, corpo ed anima. E anima, corpo e anima, che corpo! Ecco, secondo me, signora mia, voi facete un progetto bellissimo. Ecco, uno di quei progetti che fa sollevare il morale dei ciecati. Sì, sì, non siate impazienti, no, aspettate. Signora mia, costato. Ecco. State qua. No, e chi si muove, sai, io non vedo niente. Adesso mi faccio una guardata pure io qua. Oh, signori, mi decido così. Faccio una guardata. Ci voleva proprio. Che se ci preoccupa. Signori, ecco, ma nata poco, ma dove siete? Mi sento solo su. Non vi preoccupate, sto qua io vicino a voi. Sta, sì, non devo vicino a me, Stiamo vicino a voi per consolarvi. Sì, ecco, consolazione, ci capite, no? Ma io dico... Che sono? Patologia, papà perde la vista in ruota! Ma che è voluto qua? Il peso usco che ho capito tu qua! Ma che stiamo qui a litatura? Signora, scusate! Ma che vuoi spiegare? Stai puzzurendo! Ma chi povero cicato fanno sta quieto? Madonna mia, Carme! Ma perché? Che è successo? Deve partire d'urgenza per la Svizzera. Se si deve fare oggi stesso. La condizione è che Don Gennaro entri in clinica. Che già fa? Oggi in clinica. Ma è una vera fortuna.
su signora, facciamo la pace. Ma custa proprio perché io non sto capendo niente, Cacashop, signora, Cacashop. E sta venendo qua, ma chi è sto Cacashop? È uno dei più grandi professori del mondo. Bisogna saltare di gioia. Ecco il nostro progetto, ecco la grande sorpresa. Don Gennaro, voi non sarete più cieco. Noi vi faremo operare. Signora, signora, siete contenta? Aspettate, facendo capire buono, perché io tengo la testa tutta in sella nuca. No, abbiamo trovato anche il donatore, un uomo di grande cuore. Ha lasciato scritto: se muoio, doni i miei occhi ad un cieco. Ma chi sta è morto? No, è che era lì, no? No, diceva, questo è un morto fresco, fosse congelato. Ah, state tranquillo, è freschissimo, di giornata. È stato ucciso proprio stamattina a Santa Lucia, Guarda Orazio, guarda com'è contento! Ringrazia perfino l'anima del padre! Ma voi ci pensate? Quello gli togli gli occhi che te li fronte e zac! Gli metti gli occhi buoni! Puh! Come ne hai già capito, hai già capito? Finalmente vi potrete guardare allo specchio e sputarmi in faccia e sapere che non siete più negro. Ma dico io, no? Aspettiamo qualche giorno. Una settimana. Aspettiamo qualche mese. Un anno. No, un mese. E dove lo troviamo un altro Cacashop? Che pochi l'oltretutto per gratis. Che lo dici? Cacashop, aspetta Don Gennaro quando sta comodo. Uè, e che so cose pazze. Si conturba. No, signora, abbiate fiducia. Preparategli la valigia, fatelo mangiare e pregate. Ma perché è già morito? Noi torniamo tanto qua a prendercela e ce lo portiamo in clinica. Don Gennaro, Donna Carmela, i giornali parleranno. E i segreti, i segreti. Sì, parleranno di voi, di noi e di Cacashop. E parleranno anche di me. Com'è bello quando si fa un'opera di carità. Andiamo. Andate. Mamma mia! Se ne sei giù. Andiamo a finire di male in peggio. Il macino. Chissà se mi vanno lo alluce. Come si è fatto? Come l'ha già avuto? Carmè, ma io lo voglio a fronte, mi faccio l'uovo, l'hai capito? Mi faccio l'uovo! Anzietà, non ti ansietare, calma! Non ti ansietà! Ma chi l'ha dottore? Chi l'ha arrivato sotto a isso? Zanatò! Ma che fatto, Manu Cacashop? Leva l'uccio! Ma che stai dicendo? Carmè, io a Cacashop non ci vado! Statta zitto, fammi avanzare. Pienza sempre. Questo capito che pienza. Gennaro, quanto mi si può messo? Mise? Chi? I carcere. 5-6 mise, ti danno a mangiare, ti danno a dormire, ti danno un'ospitalità. Chi fai? E non parlano più. Si mancava villaggio a tutti, hai capito? Un brullone a sdraio. Quello che ti fa un massaggio, ma che stai dicendo? Ha fatto sta bella pensata, ha fatto, guarda là, guarda. È la villeggia. Allora vedi Cacashop. No, il mio problema sa qual è? È che io mi ero scordato dall'assassino, capite? Un piccolo particolare. Napoli è così grossa, io ti trovo a te. Chi lo mi trova a me? Ti trovo, che la gente della malavita, che le trovano dappertutto, ti trovano, ti vengono scavanti per tutto. Non c'è nato. Ma guarda che sta. Non c'è nato, c'è stato un signore che ha domandato lui per tutto il quartiere. Chi è questo? E che ne saccio, va spiegando questa piduciata di Santa Lucia, dove stai casa? Tu ce l'hai detto. E lui ti ha stammato, non c'è nato, non sapete come si mi cammina. Non sapete niente. E non conosci nessuno, meno male, ma dicimi una cosa, ma com'è sto signore? E con me, è vestito scuro, una bella cravatta rossa, un fazzoletto in piedi, in scarpa a mocassino,
i casettini scuri, una bella cinta nera e ten pure uscito di zenne con bo braccio. Vede, il maschio negli occhi. Ma che va bene? Mascalino, ma dicimi una cosa, ma i colori erano in mutande. Angela, ma tenete sempre la stessa capa. Io la gente non ci faccio in fotografia, ci faccio la sequenza. Ecco, ci fa la sequenza. Carmè, mi sei l'assassino. Ma come ha fatto? Come ha fatto, mi provo? Come ha fatto? Che leggenda della mala vita, sanno tutto quanto e sanno tutto cosa. Comunque state senza pensiero perché sapono un quartiere ma non sapono la casa. Passate la buona giornata. Allora ti mettere a paura, stai calmo. No. Stanno a posto, stanno perché dentro sta casa per chi ci udisce. No, amore di mamma, chi si mette a paura? Non dare che ne morivusci. No. Ma non ti trovo, non muore nessuno. No, non muore nessuno. Mi raccomando, mi raccomando, mamma, devi trovare un po' di gente che sta attorno a noi dentro la casa. Ecco. Perché non potete mai. Palloncini, a buffare e sbuffare! Quello, non parlano a zacchista, fallo per amore di Dio. Ecco, se non ti scogli, non fatto, passiamo pure un uomo. Passiamo pure un uomo. A buffare e sbuffare, volante! Anzi, mettiti a tavola che voglio mangiare! Un momento è proprio buono! Ma chi non aveva potuto dire mi cucinà? È vero, poi il ristorante è chiuso! È la buona e non fa niente! Ci ha mangiato una bella pizza, che 20.000 lire che lo signora! Hai capito, no? Se vanno a mangiare la pizza hanno fatto pace, che 20.000 lire che lo... Sono troppo contento! Che lo signora! Mi sono felice! Che quello signore! Amici, è stata come un mezzo quartiere! Ma ti mi appiccicavo con questo, dai! Mi esce dalla bocca! No, ma chi ti grida ad essere? Tu hai nipote tu ciò di Santa Lucia, sì! Ecco! Sembra perché non te lo rispetto. Ecco. Ma io l'ho risposto. Come era? E che c'è itto? Morti fame, che tu sei di nuovo da fatica. Fai la stessa finisita, ma ti metto con i piattini in coppia i gradi di Santa Lucia. Che sforzo. Vabbè, lasciamo stare. Faceteci sentire un fatto tu, signore. Bravo. Niente, questo signore stava là, ha sentito tutto. Giovanotto, ma voi cercate lavoro? Hai avuto anch'io posto? Dite ma dove state i casi? Che lo vanno a chiamare? Ma tu ci vieni a ragionare, chi lo mette dove posto? Ma dove posto, dove posto? Ma tu c'è gente che si sfatica? Fammi capire, tu che c'è risposta? Ha risposto io? Ho risposto io, e ci ha aiutato Srizzica. Certo. Ha risposto io se ci ha dato l'indirizzica. Zitto, mezzo mercato. Ma non state tanto preoccupati? No, Gesù! Chi era troppo bello, quello signore! Auto, costruito scuro! Un fazzoletto in piedi! Brava, cravatta rossa! Si scappa un mocassino! Cintura scura! E uscite in zenna un coppo a braccio! Lo conosco! Gesù! Chi lo aveva vestito sempre così, un conoscimmo buono! Allora ecco perché subito ci avete in simpatia! Oggi Gennaro dice la verità, chi le si è accattato, guardate qua, o Valogino è più bello che tenevo, Sei scritto Forza Napoli, si è accattato, ma dato 20.000 lire! 20.000 lire! La contentezza, abbiamo fatto pace e pumette! Bravo, bravo! E noi ci abbiamo mangiato questa bella pizza, sì. Che 20.000 lire di sto signore, chi l'ha versuta o posto? Sì, in un posto mi trovo a me, ma con poco abusato! Sono arrivato allora e ce l'hanno. Subito, non sono arrivato manco a tempo, subito l'hanno sbrugnato. Ma io sapevo che gli aveva finito a così. Chi le giunto se ne a Cristo per 30 denari, chi lo veniva a me per 20.000 lire. Ma che lo hanno fatto innocentemente, che ci azzecchia? Bene. Ma non stai zitto, state zitto e fammi pensare. Una volta, pensa sempre. Fammi capire. Cioè no. Dici. Facciamo così, ma mo è meglio che vai a tocca cacciofo. No, Carmè, io a tocca cacciofo non ci vado. Non ci va, Carmè, tocca cacciofo. No, tu ci vai. Ma tu ti metti a porto, tu arrivato sotto a isso, quando devi te perso giù, dici. Che faccio? Ci dice... Ci vengono là sotto a Issi e chi le chitano le mani di chi ci vengono.
c'avete? Tu ci vita, io in ci vita. Tu ci vita, no, in ci vita. Io ci vita, tu ci vita. Tu no, no, tu non ci vita. Io ci vita. Ah, papà, tu pure prendimi la lì, scusate tanto se mi sono intromessa così fin dalla casa vostra. Ma prego, prego signora Sassa. Assettato, ma! Assettato, prego. Ah, scusate, ma voi a me... mi acconoscete? Un Gesù, io poi vi acconosco. E come vi acconosco io a voi? Vediamo se mi acconosco, ma io pure la voce mi sembra una cosa nuova. Chi sei mascolo? Ecco, no, io non vi acconosco, non vi acconosco. Aspetta, facitemi sentire una volta. Ecco. Voi siete un parrucchiere di Sant'Eligio! Oh, parrucchiere di Sant'Eligio, su! La verità, voi ci assomigliate un poco! Avete una faccia buona, e uno buonare come issa! E guardatelo un poco meglio, allora! Cioè, chi sta zista, conosco! Tu a me mi conosci, guardatelo un poco meglio! No, no, la moto mo, io conosco! Come vi conosco? La cravatta! Madonna mia! Ma dici una cosa, ma questa è una penna stilografica! C'è la rovina! Non preoccupate, questa è una rivoltella che a mamma non spara! Oh! Allora, voi siete quelle che venne il pazziello del creatore e tenete la bancarella a mezzo carmine! Ah, perché mi avete visto occupato a mezzo carmine a me? Santa Lucia! Ma Santa Lucia! No, diceva Santa Lucia, io non ci vedo! Come vi vedevo, come vi acconosco! Facciamo una cosa, mi dica aiuto stavolta. No. Aspettate, scusate, ma voi se avete parlato solo con marito, ma sono su. È meglio che a me me ne facciti. No, ma te lo vai a tutto insieme. No, ma potesse pure che mi accompagnate in tuo bagno, insomma, ecco. Ah, perché ci sta solo vostra moglie che vi accompagna in tuo bagno. Ma quelli ti accompagniamo? Io accompagnerete tu qua! Gesù, non ho capito! Scusate, ma perché siete soli in casa? Non ho capito! Non siamo soli! Tatoro Maramenda! Ferdinando! Tu! Tatoro! Aspettate che non può portare un caffè! Bravo! Tutta questa gente in casa tenete! Non finisce qui! Chi le sta facendo aperto della carta? Bravo, ci stanno pure due carabinieri! Pure? Sì, tu, due carabinieri, che non ti tanto ci stanno a tua! Anzi, a proposito, che chi lo muove pure Giovanni Feroci di 5 figli! Allora già fa solo una da bucciare i caffè! Ma com'è che qua non mi ha domandato chi sono, eh? Ecco, giusto appunto, mamma. Ma voi chi siete? Tu stai malato. Ah, finalmente mi siete dichiarata! Voi siete un nuovo dottore della mutua! Tu stai per morire! Madonna, dottore, che te? Tieni, capito? Meglio me e meglio moglie, capito o no? Ma che decido? Non decido manco per pazziare! Ma allora mi avete donato a me per tutta la vita sola! Mi siete dando che ci vede e parlo pure di no, 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 no! I sono muto e non zenca! Voglio dire, ci sono cicato, non ci vede! E io faccio il miracolo! Io faccio il miracolo! Oh, io faccio venire la vista a chi non ha tempo. Oh, allora voi siete cacaciò! Ma lo cacaciò! Io sono tu! Io mi mancare la porta! State zitti, che cazzo succede? Cavolo! È che state chiusati! Eh no!
è perché ci sta una corrente d'aria. Ci sta. Ven alla dito, tu ma. C'è capito che ven alla dito, chiudete qualche porto, chiudete qualche finestra da parte di dito. Non lo volete dire, perché ci sta un poco di ventilatorio che ven alla dito. Ah, la dito da ventilatore, c'è capito, c'è capito. Sentite, ma voi avete visto stamattina che è successa la parte di Santa Lucia? Che è successo? Ma come, chiedo proprio in due quartiere a te, vado come mettete voi, Beh. Ma come beh, Gesù che l'hanno accesa nomma! Non ci sono nomma! Ma che è? Che succede? No! Zitto! Perché mio marito ci fa pressione! Non ho visto come cagna! Ah, cagna! E di chi cagna? Chi lo stava là ha visto tutto cagna! Dicendo tu qua, io ho già visto, io non lo vedevo, io vedevo, ma insomma, io vedevo, mi sono sciacquato, mi sono sciacquato, ma mi sono visto un fatto di sciacquato, mi volete venire a dire proprio a me, ma no, esiste, esiste, che sono sciacquato, ma hai sentito, ma che c'è sta cocco, tu una parte di tinta, no, non c'è nessuno, ci stanno ancora a respirare, ma che dito? Io me ne vado! E a dove vai? E perché non la neve in casa? No, no, no! C'è da roba rubato! E non mi ha paura! Non è meglio che se ne chiudo! Visto se mette a paura! Evidente che non mi ha paura! Ma ci fate una bella parte della carta con Giovanni, Ferdinando, Verone, non ci sono nessuno! Ma che sono? E non lo dica! Supporta una clinica per ce ne fanno trapianto a noi! Ma che stai cercando veramente a lui? Su, su, Don Gennaro, bisogna fare presto! Presto, presto! Già facciamo più aspetta! Bisogna fare presto! Hai capito che a me bisogna fare presto! E io cosa c'è dicere? Che mi vuoi dicere? Io non vengo con te! Se capisci! Io vengo con voi! Brissi, vengo con me! Gesù, io sono il compagno! Hai capito? Sto chiamando con voi! Mi pare che vi lascio solo in un momento di questo! Quindi la Giovedea che io voleva lui! La Giovedea, la gente sicura! Sì. Mi pare che vi lascio solo, sono rimendo con voi! Ha giudito meglio morte che ferita! Lui perciò si è venuto tutto quanto qua, perlomeno mi faceva le poche pompe.
Come si dice? Guarda, il suono è brutto proprio. Come si dice, carcere malati si vedono alle amici. Passiamo la porta aperta. No, è già per tipo che si aiuta a fare il caffè. Se no aveva bussato e uscitava tutto quanto. Ma pure la finestra, La finestra era avuto un zerrillo per avere poco d'aria. Ma perché voi siete messi a paura? Oh, paura. Stanotte proprio, mi ha fatto proprio grazie a Dio, perché con tutti questi uomini attorno qua, con tutti questi bravi amici che sono venuti di mazza in mano, a fare un po' di protezione, te va paura. Noi con tutti questi uomini attorno stanotte ammassato proprio sprotetti, sicuri, protetti. Tutto quanto. Ma Peppa l'immortale, ne? Oh. Ma io tu capo? Chi? Ma chi se permetteva? Chi? Oh, se lo chiamate a me. E non posso chiamare, chi non ci mette non mi si fa il mezzo quartiere. Ma facevo con loro. Lo sai come mi chiamavano a me? Zerillo malamente. Madonna, che paura. Giovanni 7 e mezzo. Fosse scemo, Giovanni 7 e mezzo. Giovanni 7 e mezzo. Non posso chiamare. Che la settimana passata non ci sono fuori all'autostrada. Non ci sono dubbio. Ma stiamo facendo un fritto buono. Vorrei saccia tutto quanto. Ma che hai strillato poco fa? Lo sapevi che ha strillato? Tu vuoi sapere? Pascia, ma si è fatto il brutto suono all'uccata! Scena è chi? E poi i suoni si fanno scegliere. Comunque, andate a vedere la parte di in un sacco si congenare tra me o si sbagliano. Ma tu che dici? Io le c'è una lingua in gamba. Ma fammi scusate, stiamo proprio a posto.
Chi sta mi si scella, mi? Ma si sembriato. Luigi, che hai fatto? Andate una poca, eh? Hai dormito con Tangellari in Dolietto? Non fa scemi, tengo tre figli, ti metto a nome Tangellari in Dolietto. Ma che l'avevo potuto capire a me, no? Ti tengo che sti curvo, mamma mia. Mamma mia. E come mi tocca di nervo che tutto quanto facete sta scimità? Beh, un po' di rispetto per i fumenielli che sono veramente. E che sono più seri qui che ci pazzia la coppa. Ah, vuoi dire a chi sta qua? A chi sta qua? Io oggi, capito? Tu sei gelosa? Io sono gelosa. Sì, sei gelosa. Amore mio. Dicevano poco la verità. Ma tu che siente? La verità, Albe. Ma perché? Tu non senti niente! Ma che faccio via a questo? Manchi i cani, guarda! Ma passiamo innanzi, va! Ma io sto pazziando! Cara mia, e fece pane rosato, no? Hai ragione! Ma questo è un italiano curaca? Buonasera, buona gente, scusate! Ma sì, che trasiglio? Ho pulito! Sto vendendo l'astrologio, Mark! Ha vinto 1000 lire l'una! Mi serve con l'astrologio! Bella fe... Ruate, ma... Questa è roba rubata! Ma guardate quanto sono bella! Ah, non mi facete vedere queste cose a me, eh! Io sono surda e aggiudisa, però... 20.000 lire, sono buone, eh! Madonna, Ladri! Sì, no. Ladri! Ah, dove li dì, eh? Sì, ladri, ladri! Guardate, si dà da parte, ci stiamo con cotunato! Sì, ladri, ladri! Che ci stanno troppi ladri, ci stanno! Mi dispiace, che sta molto qua del canto, sta nessuno più. E vabbè, grazie lo stesso, scusate. Arrivederci. Ma che sti chi è? Ma avete visto che la gomma guardava attorno attorno? Sì, secondo me che la lana là era una mariola sicuramente. Io mi vado a pigliare il carta e poi dopo ci facciamo una bella partita tutto insieme. Va bene, io vado. Mannaggia te, mannaggia, ma dove vai? È stato richiamato un Gennaro! E che tengo la valigia, qui con lui, un zainetto che la mappa della Indica che fa. E addio mia bella Napoli, mai più ti rivedrò! Oh, hai venduto il tirabuscio! Senta Cristo, che fa la canzone gelare, tu mi sfotte pure! Mamma mia! Per me c'è tutto il mondo con sto catapace, ma tu volete. Se mi so con un ginocchiare di vino, come da cara, tu con lui tengo tutto loro, tutto loro. Penso che tengo nei miei tranti, farò ma su. Che tieno? Un'emicrania, se dici. Insomma, quello che dici tu. Mamma mia, tu. Ti tengo la cefoli che sta porta. Siete a che state? Siete l'idranda, la cefala, una cefalea. Una cefalea. Scusate, professore. Ecco. Regia, sorma, ma un momento di pensare alla grammatica. Ecco, chi sono un momento di pensare dove ce n'ho mai? Se ne esce la grammatica, la cefalea. Fammelo sto zaino con lui. Per me. Grazie a Dio, caga cioffo, saga giù. Un problema è che l'assassino è ancora vivo. Ma con tanta gente che ha in maturno, ma adesso proprio qua l'assassino. Ma oggi c'è sta gente, di mano, ma dopo di mano, e qua non vuole nessuno nessuno, ma tu mi hai capito? Zirillo malamente sta sempre a qua. Zirillo malamente sta sempre a qua. Ma che siamo a posto! La voglia morire! Ci vuole fare in malentà a casa, chiudo porta e finestra! Giornali! Umadino, Roma! Che fate le 5 gradi? Sta arrestato l'assassino di Santa Lucia! Auruso! È fatto un nuovo colore in bocca! Ma non mi fai grazie! La cacioppa è morta, eh! L'assassino non è lo stato, diciamo, proprio brutto! Ma che
tutte cose. Il, è stata la fine di un incubo, la fine di un incubo. E quando poi parlammo di forza pubblica, sanno mi so fiore all'occhiello, sacche che subito l'hanno acchiappato. Buongiorno, state pure voi in Gabù Giornale. Guarda là, siete diventati celebro. Celebro resta. Fammi leggere, che fammi vedere che dice, che dice. Che dice? A furia di fuoco, cade per finire in gioco, veramente. Fammi piacere, va, leggi tu, va. Steva solo un mendicante. Un mendicante? Mendicante mascolo. Cieche. Cieco. Cieche perché è plurale, tutto di allora. Ma vedea. Che non ha visto nulla. Nulla. Il cosiddetta. Cosiddetto? È maschio. Cieche di Santa Lucia. Sta bene. Ma voi pure sapete che non dite una cosa? E domenica stanno i fuggiti chiusi e non tenete che mangiare. Sono amici e domenica tutti i giorni! Io mi sono scordato quello che significa mangiare! Mi sono scordato! Allora muove chi si può arrangiare qualcosa? Facciamo tutto per tu sa! Bravo! Sentite! Grazie Didi! Figurati! Grazie! E posso andare? Ehi, posso andare, ma fai spiritosa! Non mi ho paurato, ma fai spiritosa! La caffanò di sonno a casa tua mamma, papà. No, cocco di qua, i muri sto morendo di sonno, andiamoci a portare. Mamma, volessimo dormire insieme, marito e moglie. No. Anzi, ma mi hai visto pure? Non tengo manca la forza che sputa in pace. Cocco tu acca e tu alla. Poi, quando avete ricevuto la santa benedizione, ci scrivono lì lettera lontano, se scrivono. Voglio tu sei diventando troppo rispostiere, sa! Così, chi ne dà la propria ragione? Che aspettiamo a benedizionare in un capo scudile quando siamo morti. Allora, ho portato un po' di pesce e l'uganista di Pullasca. Azzi, ma chi sei in un ristorante? Pullasca! No, sono due polpette e due castagne all'estero. Te pare niente, te pare. Ma perché? Perché tutto sto bello? Ma pensate a sta buona. Chi solo che sta già potuto? Scusate, ma si è poco. No, grazie assai. Voglio dire. Ecco, se trimmo ultima tavola me la mangio in canna presa. Che si urna in rete, tutto chi sto ospite. Ma fuori che viene con cura, mi sparto pure. Mamma mia, stavolta mi ero preoccupata brutta. Stavolta ti ho già visto perso mia mamma. Tu stavo già chiedendo a morto, mamma mia. Tu a forza mi lo ami, zambè. Io ci capito a te. No, ma io te lo dico io a te, finché è morto non ci separa. Ecco, anche perché isto dispiacere non mi fa. No, zia. Ci pensavo. Ecco. Allora mangiamo con salute. Meno male che è fornuto tutto. Meno male che è fornuto tutto. Buon appetito! Ma chi è? Ho detto buon appetito, mangiate! Ma se
senza cerimonie. Se volete favorire. Ho detto mangiate, buon appetito. Almeno morimmo sozio. Ma scusate, ma voi mi avevano arrestato? A me? No, perché mi avevano arrestato? No, che ne so, Cicilla, oggi come oggi arrestano tutto quanto. Ah, perché sapete qualche cosa che mi avevano arrestato? No, innocentemente, no? Poteva capitare, Me lo volevi carme, mi chiama Cocco tu. Mamma mia. Mi chiama Cocco tu. Ehi, che c'è? Mi hanno già gambizzate, che te dite, Si sono un po' che criccate le cose. Un ranco. Facci dove lo passate assaltato, voi. Mi siedo. Sediamoci. Mamma mia, mi accoglio. Mangiate, non vi preoccupate. Aspetti. Mangi un turzo da cane. Se non volevi dormire, Ecco qua le carte, oggi no, oggi no, oggi no. E ma voi facete visite però. Visite. Era un compare di mio marito quando stava a Bella Vista. Quello è il compare. Bravo il compare. Siete venuti pure voi. Quello è un pezzo di uomo di questa maniera, ci voleva proprio qua. No. Ma noi stavamo tutti quanti qua con le mazze in mano. Sì, veniva l'assassino. La compare venendo su voi qua. Volete mangiare con lui! Le quattro polpette tenite dopo che mangiate con lui! Sentimi, caro compare, mi stavo dicendo, no? Io stavo là dietro, no, chi sta dicendo dove stavo io? Stavo là dietro con un martello tanto in mano! Chi l'ha come che sei la porta l'assassino? PAM! Sono su un pavice bello! All'assassino! È vero, Sì, ma perché non fai morire su? Comunque, insomma, è una giornata. Si vedeva l'assassino! L'assassino, meno male, meno male che un po' tutto è finito! Tutto è finito! È vero, no? Io penso che non manca a cominciare! Non manca più, tutto è finito! Accendo! Ma ci sono arrestato! È venuto in combatta tanto lontano! È venuto apposta qua per voi, per proteggervi! Per proteggervi! Io allora me ne vado perché voi state in buona compagnia. Pensate su lui, a chi su qua! Difendetelo bene! Io vado, la propria cima a parte lei! A 3-7 con il morto! E fa buono, non fa niente! Oggi non statevi bene! E sì, che stava organizzando, che sta bella maniera, bravo! E chi era l'assassino? Facitemi sentire! E che lui, che non sei lui! Chi era il marito, ma non vedi buono! Figuratevi si vedeva l'assassino! Chi vedeva, come vedevi, non ci vedeva! Io per esempio... Sei un cantore di pulpette! Ma non vuoi che tu stai? Carme, aiuto! Ma... Lo aiuto io! Carme, aiuto! Qua sta. La pulpetta! La pulpetta! È permessa! La Madonna mi ha dato qualcosa! Una d'ospite! Chi è? Sono paziente che è venuta a cercare carità! A nulla! Sono amico! Noi questo facciamo. Siamo professionisti. Mi chiamo Lucia Placido. Sono la moglie di Nicola Placido. L'hanno arrestata ieri sera poi dell'intesa Santa Lucia. Che è sua figlia. Ecco. E chi lo signor? Chi è? Io? Io sono un amico. È una persona tanto brava. Signora? Luota sta signora Mietz, io sono Carmela, isse marito e Gennaro. E allora una Carmela, marito ma innocente. Ho sapito. No! Dico staccio che ma tutto quanto dicono che sono innocente, no? Non mi credite, Se l'hanno venuta a pigliare in notte, ha intoccato la toglietta. Queste creature, vedete, che agnevano queste creature. Ma poi voglio far sentire proprio dalla voce sua. Come ha detto a mamma, come ha detto, faccio sentire. Ma che ne siete tedesche che si portano a papà? Avete capito?
Ma chi lo sa i tedeschi che si portano a papà? Che ci azzeccano i tedeschi? Che le piccere! In la televisione vede sempre che i tedeschi si portano all'uomo. Oh. Capito? Mamma vita Greta. A sti creature si è chiuso a sfondo. Ma che non va che latte hanno voluto? Vuoi assaggiare qualche cosa? Ma che assaggiare? Ma che assaggiare? Chi le vorranno cucchiare in zucchero mucca non diventa amaro? Non è? Ma voi volessimo assaggiare qualcosa, mamma? Mangiate qua, mangiate qua. Mangiate. Mangiare il pulpetto. Il mio pulpetto. È troppo, voglio smettere un po' sto. Don Gennaro, gli occhi sono con specchio d'ocora. Signora, mi tengo sta schifezza in lui. Non faccio manca si sonnino, si son celeste. Io ci ho fiducia, signora mia! Ma voi siete gente brava! Io sono una formicola in mezzo all'acqua, aiutatemi! Ma che volete, spiegatemi! E mi volesse portare a marito, ma non fili speranza! Come va già dice un piccolo spiraglio! Nonne, nonne, che ve lo volessimo portare a papà? Che ce lo sono? Fratellino! Oh, fratellina! E che se ce le dice a papà quando torna a casa? No, no, papà non l'ha da sapere, deve essere una sorpresa. Sta scema, si crede ancora che i figli porta cicogne, che le piccirelle. Se capisci, che poi si torna a casa papà e trova un fratellino, sa che bella sorpresa. Sentite mamma, mi fa male il cuore a vederla così. Ma che può fare, marito? Ma che può fare? Chi stava là? Ha potuto sentire qualche cosa, un uomo? No, signora mia, io sentetto solo una morte cadente. Ma io pensai, come vedi che hanno iniziato un sacchetto da munnezzo dove viene con? Ma come? Uno testimone c'è stato. E tu fai trovare uno cicato, fai trovare. Autostino, sono amico. Magari si parlavano e si trovavano su. E va buono, oggi fatta una messa a scauso senza niente. Ma se è vero che dice esiste, quando è vero che l'assassino non parla, la tagliata sangava da sta moglie. No, signora, ma che decide? Ma che decide, signora? Tu decide, ma che pazziasti il coso, perché non può essere... Può essere pure io un bravo uomo. Un bravo? No, dico. Un bravo assassino che forse stia ombriaco. Ombriachezza non l'è passata più. E quando voi papà te guardi a dicere sono stati. E allora mi ha già mettere a fare un bello vestito. Faccio la pupetta. E creature me hanno mangiato. Purisci. Aspettate. Non ne viene a capire. Non ne fa. Posso mi piace? O può essere un bici? Sì. Attaccata a qualche cosa, va capito? Tu tieni il lento, vedi quando sono. Cento! Mille volte l'ha già dicere! I soccecate non ci vedo! 100.000 lì? 100.000 lì! Grazie! Ma maronna vuoi il ren? Abbassano qualche tuo fratellino! Abbassano mamma, sì, abbassano, diamo un cenno! Ce ne diamo? Aspetta! E' a cavolo così! Siamo due, ma che bello! Attaccata un fratellino, va capito? Oh, fratellino! Però non ti vuoi accattarmi due gemelli! Ti ha imparato buono che lo corrono di padre, dai! Bello bacio, va? Madonna, non mi fichi di chi l'ha fatta questo qua?
un bel bacio pure tu, eh. Madonna mia, Manzuolo ha sto brutturizio, che chiama a casa da c'è un demana. Scusatemi, scusate il disturbo, noi ci andiamo, ma ti sono di dare l'olio fritto, sono di dare l'olio fritto. Adesso sto dando l'olio fritto, perché sta mandando l'acqua a un letto. Dimmi che ne nemo. Questa rovellone lì, lui. Sono chi vostro. È un anticipo. Oh, siete comportati buono. Arrivano pure i frati. I frati? C'è una tutta sant'enna. Come una giandisa, che questa è la vera carità. Ma che mi ha fatto? Ecco, vogliamo dire che Don Gennaro è cecato. Va bene, diciamo pure che Don Gennaro è cecato. Ma che è la verità però? E allora diciamo che questi sordi servono per diventare pure muto. Muto come testimone. Che sennò un funerale lo tenete già pagato, io. Scusate, non è per mancanza di fiducia, ma adesso sono 700.000 lire. E si capisce? Se capisci che sono 700.000 lire, ci mandi i soldi che ci darà la signora a poco. Scusa, metto a fomballe chi denaro è mio. Ma non vi preoccupate che parli con i frati, state tranquilli. Sono tranquillo, io dopo che vai già dicere, noi siamo gente onesta e la coscienza non ci ingannamo. Se aveva visto qualche cosa, state sicuro voi è il Dio vostro, che gli avessi io un colpo a quest'ora sbrovignavo il fatto. Ma dato sì che manco niente ha visto, ma andate i frati che saranno i benvenuti. E come posso dire? Che la vita mi fa schifo e la morte mi fa paura. Vabbè, io me ne manco, eh. Buon appetito e mangiate, mi raccomando, mangiate tutti i polpetti, no? Qui. Certo. So che ingannato. Qui. No. Che succede? Che faccio, figlia di sorte. Dove posso andare a scuola, non è? No, lascia dormire la nipote, ma... non fai niente, ti faccio chiaro che non lo faccio sentire. No. State zitto, non parlate, capite? State zitto! Che ne so, ci capisco. Va a vedere che ha visto, mamma mia. Che tu bravi da schierato. Dicimi che sto cresciuto! Ma che vista, fatta sospirata! Carmè, io ci ho visto morto! Sta passando le segue? No! Io ci ho visto morto in Santa Lucia! Ma fa fama, ma sei sobriaco! Carmè, io non bevo, buono sul sogno ogni tanto, pure come faccio! Io manco con un fiasco in capo, ci ho visto morto che me la mezza vita, ma capisci? Mannaggia, per scusa. Ti lasciato un capo giornale, Pascalina, prima mattina è venuto e ci ha detto un fatto. Mi sono uscito fuori la giurista. Mi ha lasciato un capo giornale nella Cisa, no, mi hanno arrestato pure una paura. Ah, ci scontate il caffè! Ma ti sei già visto? Lì è giocato, aggio pazienza, lì è giocato. Lì è giocato nella Cisa, la fotografia sua, è uscito un capo giornale. Ma so, insiste, ma che sei io che sono giocato veramente? Tu vabbè, non mi ascolti. Liegge. È venuto. Li ha giocati. Sto leggendo. Buono, però, E allora ci vede! Miracolo! Santa Lucia, ti hai fatto la grazia! Senti, i nazivisti impostori, simulatori, imbroglioni, ma voi facete il numero uno! E allora voi non credete, miracolo? Ma siete cattolici o no? Sì! Sembra che leggono con un corso rapido all'istituto Iarbolino. Noi siamo indignati, Gesù, e come lo faceva bene? Io posso essere cinesa. Io posso essere negro e non un saccio. Invece è un cretino. Un saccio buono. Ma rispondete qualche cosa, mortificatevi. Su, discolpatevi, mortificatevi. Scusate, ma adesso in questo momento non teniamo il tempo. Ci mortifichiamo un'altra volta, va bene? Ah, che insolenza. E noi che
ci preoccupavamo tanto per alleviare le loro pene. Carme, Carme, siamo manicomi, credo che sto scendendo fuori. Che cosa? Vuoi uscire in mezzo un altro trucco? Badate che chiamiamo il dottor Salinotti, quello apre le teste, varapagà. Carme, Carme, tu mi credi, oggi mi sto veramente? Ah sì, e che avete visto? Un elefante che volava, un gatto che giocava a scopone, una gallina che cantava la Traviata. Io ci visse pure a nonno. Ah, che c'è di così incredibile? Pensavate forse che gli uomini sono immortali? Anche io ho visto morire mio nonno. Ah, voi avete visto morire? Ma l'avete visto che me la mezza via? A chi? Ma è morto! Avete visto? Basta, basta, questo è troppo. No, io mi denuncio, io mi faccio arrestare. Questa è stimolazione di scopo di accantolaggio. Ma fermato caccia chi ha cominciato a pazzi. Andiamo, andiamo a chiamare Salinowski. Kill, ma fa tornare il cervello. E andate a chiamare. Allora chi sta visto allora? Dicimmelo c'è lo succo da me. I spiriti se lo so aiuta. Carme, Carme, Carme. Che? Kill non ha visto i spiriti. E che ha visto? Kill l'ha visto. Che ha visto? Buongiorno. E chi è? Ho morto. Scusate, ma voi chi siete? Uè, la canzone la sapete? Io sono un morto che cammina ancora. Allora io vero? Io sono venuto a Ulanna. Ulanna? E ha giocolato tutta la nottata. E sto stanca. Voi mi decida, ma chi sta che è venuto a fare? Non aveva venuto. E che ne sono stato all'anno mio papà, né all'anno mio mamma che mi hanno detto che venire qua. Capite? Certo, certo, ti fate un bel consiglio di famiglia. Volevo pazziare? No, 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 ma amore Dio, noi siamo gente seria. Gente seria. Gente seria che non parla. Non può parlare. Ma va incaricata, chi le parla nei morti che viva? Ci credete che i morti parlano? No, sì, ci credimmo, ci credimmo. E allora aiutatemi perché io sto all'inferno. All'inferno, ma noi veramente, chi vi dice una messa? Un rosario! Che dimmi fa? Secondo me, voi non avete capito proprio niente. La verità. Che le due persone nascono assieme. Un stesso giorno, dello stesso momento, uno moro e un'altra gamba. Cioè, lo vedete a chi sta che è morto? E comunque, chi sono cicato? Chi sono cicato? Eramo frata. Frato? Gemelli. Allora, mo si comincia a capire qualcosa. Due gocce d'acqua. E appena mi hanno telefonato la notizia, sono corruta a Marsiglia. Ulanna. Ah, e avete volato. Uva Roma, che è stata arrestata. Chi l'è innocente? Io saccio che è l'assassino. I morti parlano. Fratema, prima di morire la scena lettera, si immaccidano. È stata Raffaello Uscicca. E beh, voi sapete tutte queste cose, a noi che fu. Si è da costituire. Se fa 20 anni in carcere, lo debba osservare. Se no, 20 anni, ma già fai perché uccido. Insomma, uno se l'ha da fare. Mi sono censurato. Ha già sparato a due persone. Ma nessuno usava. Ah, voi che voglio? Ecco, questo volevamo sapere. Cassa sto milione di lire. No. Ma che sta succedendo? Stai Che sta succedendo? Giovane sorte, giovane! E questa è la vera carità! Ma io voglio
la certezza! Io voglio la conferma! Io non faccio niente! Tu l'hai vista la certezza di prego! Tu l'hai vista la Madonna mia! Ma che cosa è la scuola? Ma che è successo? Sotto stavo ieri a fare l'uscita. E sta sicuramente con un marito pronto che me lo fa. Mamma mia. Eh? No. Non gli ho della vita, la sala non sarà vuota perché sta dormendo. Va preoccupato. Io tengo un passo di un monacello, non scega nessuno. Ma badate a voi che faccio un piccolo. L'albergo è completo. Non affitta nessuno più. Ma... No. Mamma mia, stai zitta, la situazione è brutta! Mamma avanzata, mamma mia! Pienso, ma capì! C'è una cosa! Ho visto oggi a casa ci sono tutti e due, lì a casa nostra! No! Preparati, ti accidono a te! Ecco, a forza già morito! Mi hai dato su un bel conforto, mi hai dato! Il momento che ha paura! La mozzarella si scende, vedi a chi gli ho dato un wall. Si scende, ho dato un wall. No. Ma poteva offrire, ma poteva fare un coraggio. Mamma mia. Io mi so che cagato sotto e me lo so chiuso dalla finestra! Ma non c'è che si ruota di mutante! Non c'è che si ruota di mutante! Se vuole che me ne dà la vita! Sto scemo! Tre la pistola! La pistola, ma trovando! Ma quanto è stato! Mazzetto sangue! Scusate, che è accettato? Non mi metti stile, ma è che non colpo fuori, il sistema in casa butte. Chi? È passata la moglie a voi. Moglie? Ma dove sta? È passata la moglie. Ci sono che lei è incinta. Hai capito? Mamma mia, ma chi sta morto? No, è vivo. Ma che è successo? Ma c'è sale? C'è sale portando. Donna, ma che si è? Posso uscire? No. Chi è uscito in un momento, ma dorme! Ti danno i serpenti dalla panza, c'è in un bagno! Il padre non bisogna di chi sta per staccare la situazione tragica! Gianna! Non mettere a paura! Gianna! Mamma mia, sono scesa in quel gancio! Aiutatemi! A marito faccio scesa in quel gancio! Che cosa? Non ho avuto mo! Sentite, questa è un'esagerazione! Aiuto! Fuori la voce! Parlate! Ma va a far culo! E lo Torino è l'incoiatra! A Torino l'incoiatra, ma che state dicendo? Signor, ma che tornamma? Giù facendo una sorda! Che non è così niente! Tu sei chi il moto passa! Mo facciamo così, io mi vado un attimo a tu farmacista e mi faccio dai solito goccio. Tu qualunque cosa vuoi scrivermelo in papà su biglietti carte, capito? Scrivermelo in papà. Permesso? Ecco, ormai tutto è permesso in questa casa. Ma voi sapete chi sono? Sì, la moglie di Raffaello Chic. E a dove sta marito? Ma pur tu l'hai visto? Io sono incinta, Gesù se vede. Sto sbattendo la scampa di tuo, con un figlio della Danash, se vuoi mettere a sparare la gente, ma io...
guardia! Chiami guardia! Chiami guardia! No, no! Quali guardie guardi, signor? Voi canno io, voi canno l'orologio! Chi l'ha cappata, vuole zumbare, ma gli da finire la sacca! Scusatemi, scusatemi, scusatemi! C'è stanno pure i Mariuola in questa casa! Mariuola, Mariuola! Che vuoi dici, mo? Aspetta, fammi leggere qua, cosa sta scrivendo? Calma! Calma! Bravo! Calma. Calma, non ti abbellire. Bravo. Sto facendo la permanente. Non ti abbellire, che no! Calma. Ti abbellire. Calma. Non lo dici. Lasciate pazienza. Ma che sta scritto qua? Non ti abbellire. Non ti abbellire. Ah, ma dici non ti abbellire. Ah, non ti abbellire, no. E chi si abbellisce? Chi si abbellisce? Io mi sono avvelito, i sacci con Leopoldo Spalice è venuto apposta da Francia, vuoi sparare? Zitta! Che è? Sentitemelo così che tu mi vuoi dire come una sora. Iate bene. Ma te cazzate! A forza mi dite a Lucca, Leopoldo Spalice si è già capito buono, sta alla dinda. Come? Sta alla dinda. Come ha già fatto? Scrive un'ambasciata a chiesa. Ma mi si deve scivare! Sta dietro a quella porta a nascondito. Oh mamma mia! Ma calma! 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 Aiuto! 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 Aiuto, curra! Che sta? Non c'è nulla di successo! Aiutala! Che? Cosa sei? Avete perso la voce! Aspetta! Sento sangue salito la voce! La voce! La voce! Valle ha detto, sta parturendo Mugliermo. Mugliermo! Mugliermo! Ma che tu sei? Non l'hai trovato, non l'hai trovato, ma dove tu dai? Ma sei sicuro che era mia moglie? Ma sicuro? Non l'hai trovato, non capisci? Scrivitelo, ma che non capisci, ma la fa capire, scrivitelo. Salatino, la porto francese! Parla, fatti una voce di risparmio! Parla! Aiuto! 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 La porto francese! Fatti mettere in alto, tutto aspettando! Facciamo cocco d'uno! Fermo! Non sparare! Ma se torci di serpa, andiamo alla pancia! Serpa il traditore, serpa il traditore! Dammi di chi femmina, dammi! Ma pure i soffetti! Stacca zitto tu! Avanza! Caccia l'arma e difenditi, forza! No, no, non caccia niente! Stacca zitto, tu dici! Avanza! Chi è? Chi è? Un poco mio, no! Sta parturando Mugliero dalla dig! Mugliero? Sta parturando! Ma me, non ci sta più tempo, venite voi! Mannaggia! Ma piacere! Non facci la moglie, che lo sta parturando! Non sparare che a me potrei ammamare, Non sparare! Non ci imparato! Non sparare! Avanza! Avanza! Ma chi sono di sparare per coppa? Non di sparare per coppa! E ti vogliono avanza! Avanza! Ma che sparare di mezziano? Ma ci morci! La cinta! La cinta! Fermi! Fermi! Pugliere da partorita! Avanza! Pugliere da partorita! Ha fatto un mascolo! Un mascolo! Un mascolo, io mi sono diplomata levatrice! Ma stai agnello! E se capisce, stai agnello! Ha già schifato uno prima di te! E se tu non lo capisci, fra vent'anni te ne puriste una pistola a mano come te! Posso sta rivoltella e va a cattare un biberon!
non ne vedo sti manetti. Chi stuoi, ci sono una silla. E tu con angeli che sta catenascia, vuoi saccire un cristiano. E spara, spara, e vattene in galera. Capo, quando esce, lo trovo che fa un soldato e manca te conosce. Tieni. Figlia di Ilma. Fa un padre, batte a costituire. Capito, quello è il primo figlio. E vedi come le battezziamo? Ringo, Sartana, c'è sì il bandito. Hai ragione, non posso fare guai, io non me la già fa più guai, non posso fare guai, io volessi costituire. Ah, e allora curre, curre, vengo a fare quest'uno, e curre prima che voi dovete andare per cagna pazziera. Ma come faccio, chi viene a testimoniare? Chi un po' dice, l'ho ucciso per legittima difesa. Ah, io non ci ho visto niente, è ricordato cieco. Gennaro, mo' c'è te. Ma che stai dicendo, Carmen? Che stai dicendo? Io potessi essere cinese e non lo faccio. Io potessi essere negro e non lo faccio. No, Gennaro, mo' c'è te. C'è una pazza moglie, ma... Gennaro, tu hai in coppa a quest'ora e a testimonia quella che hai visto. E dicere che quest'uomo ha agito per legittima difesa, capito? Oh, vero. Ma poi... i frati d'un milione non arrivano più. Dite sempre una cosa, tu, eh. Non preoccupate, che arrivano pure quelli là, non preoccupate. E allora sta bene. Ci vedi. Carmè, come dicevo, ditto antico, e i denari fanno venire a vista i cicali. Collaboratori esterni, Franca e Silvia D'Angelo, Ezio. Ezio Guarino. Vincenzo Abrea. Manuela Cristo. Tina Ambrosino. E Raffaele Barone. Per le riprese ringraziamo Rosano Di Loredo, per le fotografie Silveria Roma, per il trucco e parrucco Maria Vitiello e Loredana Conte, per il palco Vincenzo Marcone e per l'aiuto alla scenografia Ofelia Serto. E inoltre ringraziamo anche Bonaria, Stefania e Silvia per averci coccolato con ottimi dolci ogni sera. E ora vi presentiamo gli attori. Allora, Alberto e Luigino, Federico Menichelli e Silvia Andriani. Lucia, Patrizio e la piccola Lillina. Interpretati da Maddalena Del Ponte, Guido Scotti e Daniela Vitiello. Titina e Leopoldo, interpretati da Marianna Mazzella e Andrea Iodice. Bravo!
moglie Elvira, interpretati da Gaetano Pacifico e Monica Villone. Tommaso e Pascalina, che sono interpretati da Antonio Guarino e Gabriele Marino. E poi i tre assistenti sociali, Orazio, Rachele e Elisa. Interpretati da Carlo Cipolla, Antonietta Roma e Loredana Conte. E poi Pupetta e Zirillo, interpretati da Polina Rosina. Per applauso alla suggeritrice. Appuntamento al prossimo anno. Grazie. Volevo solo dire un ricordo al nostro caro amico Peppe, che se n'è andato qualche giorno fa. Ciao Peppe. E ognuno aspetta sciolta.